Ah, bravo, Tim, hai portato tutto? Ah, spero di sì, comunque pronti per il controllo. Là. E quattro. E carne in scatola simmentale. Manca l'educazione! Scusi, dottore, non sapevo proprio dove mettere il cappello, dottore. Scusi. Ma che cappello, cappello. Il cappello, sì. Scusati. Sì, dica, dottore, ma tu ce l'hai un amico? Come no, dottore, ne avrò 100. Allora qualche volta avrai fatto dei piaceri anche tu. Come no, venga in un negozio. Scusatino, c'hai un etto di quello, un etto di quell'altro, una scatoletta. Paghiamo domani. Quelli sono tutti amici, dottore. Hai ragione. Io avevo un amico, sì? L'ho aiutato una volta che stava giù. Pareva che fossimo fratelli. E adesso? E adesso che è ritornato su? Manco cugini siete. Scommetto che ha incontrato per strada e manco salutato. Ecco? Ecco. Ma scusati, tu come fai a saperlo? Ma dottore, storia vecchia, la gratitudine oggi è una virtù rara. Non esiste. Lo sa quelli che sono grati chi sono? Quelli che aspettano ancora un piacere, caro dottore. Lo dice anche Trilussa in una poesia intitolata La gratitudine. La conosce, dottore? No, meno male, così gliela posso dire. Dunque. Mentre magnavo un pollo, er cane, er gatto pareva che aspettassero la mossa dell'ossa che cascavano nel piatto. E io da buon padrone facevo la porzione, a ognuno la metà, un po' per uno, senza particolarità. Appena il piatto mio restò pulito, er gatto si squagliò. Dico, e che fai? E dice, me ne vado, capirai, ho visto che hai finito. Er cane invece me sartava al collo, riconoscente come i cristiani, e me leccava come un francobollo. Oh, bravo, dissi, almeno tu rimani. E lui mi rispose sì, perché domani mangerai certamente un altro pollo. Caro dottore, la gratitudine non vale la pena di farsi il sangue cattivo perché uno non è stato riconoscente. Il bene bisogna farlo così, per fare del bene, e basta. Capita la favoletta? Oh, si è fatto tardi, ve saluto. E buon appetito! Buon appetito, sì, ma... Con carne in scatola Simmental. Scegliete Simmental. È tutta carne scelta. È tutta polpa magra. È la buona carne in scatola Simmental. Servitela con stile. Servitela con fantasia. Simmental, la più moderna cucina d'Italia. Sì, sì, Simmental.